Questo femminicidio è il frutto di una guerra tra bande criminali. La vittima non era affiliata a nessun clan ed era estranea e contraria a questo tipo di faide. Eppure ci ha rimesso la vita. Stiamo parlando di... Gelsomina Verde, detta Mina, nata il 5 dicembre 1982 a Napoli. Cresce a Scampia, dove presto si accorge di quanti ragazzi finiscano troppo facilmente nel vortice della camorra. Mina crede nella possibilità di un futuro diverso per loro, per questo dedica il suo tempo libero a diverse attività di volontariato, nelle scuole e in carcere. È proprio in carcere che conosce Pietro Esposito, colui che la consegnerà nel 2004 alla camorra, ma facciamo un passo indietro. Il 2004 è l'anno della prima faida di Scampia, una violenta guerra per il controllo del narcotraffico, tra la famiglia di Lauro e i loro ex affiliati, conosciuti come scissionisti. L'obiettivo è l'annientamento del clan rivale, scovando, torturando e uccidendo ogni singolo componente. Ma cosa c'entra Gelsomina in questa storia? Un esponente degli scissionisti, Gennaro Notturno, è un suo ex fidanzato. Nel 2004, infatti, la loro relazione di un anno è già terminata, proprio perché lei non condivide la scelta di Gennaro di unirsi alla camorra. Purtroppo, secondo i di Lauro, Gelsomina potrebbe comunque essere una chiave per trovarlo. È il 21 novembre di quell'anno. Pietro Esposito, il ragazzo conosciuto in carcere, riesce ad avvicinare Gelsomina e la consegna ai di Lauro, a cui era vicino, che quella notte la uccidono. Il corpo viene ritrovato carbonizzato nella sua auto. L'autopsia però rivela non solo che la causa di morte è precedente all'incendio, ma anche che la ragazza prima di morire ha subito svariate torture, probabilmente per estorcere le informazioni su Notturno. Questi dettagli, resi noti dalla stampa, sconvolgono l'opinione pubblica, soprattutto perché la vittima, quasi 22enne, era ormai estranea agli ambienti criminali. 7 persone vengono indagate per la morte di Gelsomina, ma solo 2 condannate, Pietro Esposito e Ugo De Lucia, un killer assoldato dai di Lauro. La storia di Mina ha ispirato tante persone a non avere paura di scegliere da che parte stare e ha dato vita ad associazioni che oggi portano avanti il lavoro da lei iniziato, quello di offrire un futuro alternativo ai giovani di Scampia.